eravamo invitati a questo pranzo. Ricordo di quest'uomo che era ossequiato da tutti, che era tenuto come un re. Dopo il pasto giocavano a tirarsi dei gavettoni d'acqua e colpirono mio padre. E mi ricordo la risata generale di tutti. E io avevo in quel momento una tazzina di caffè bollente. Ho lanciato questa tazzina non addosso a chi aveva tirato l'acqua, mio padre, questo gavettone, questo secchio d'acqua, ma addosso a Don Tano. Sono gesti che nascono da dentro, da questo spirito che lui definì selvaggio, che è lo spirito di un guerriero. Da 40 anni in Sicilia il cognome Badalamenti vuol dire mafia. Don Tano Badalamenti era il capo della cupola, ordinò la morte del giovane Peppino Impastato, che a Cinisi urlava il suo no ai boss. Oggi è una Badalamenti a puntare l'indice contro Don Tano e il clan. Lei si chiama Maria, suo padre era il nipote del capo mafia. Mio padre intanto si chiamava Silvio Badalamenti, un ragazzo che amava il sole, amava il mare, amava le cose belle e viveva del suo talento, e viveva del suo lavoro che svolgeva con passione e con onestà. Silvio Badalamenti era il direttore dell'esattoria di Marsala, fu ucciso il 2 giugno 1983 mentre andava al lavoro. Decise di vivere, di rimanere in Sicilia in quegli anni in cui uccidevano chiunque solo perché parente. E ecco, questa è una scelta che io voglio ribadire, perché è un no, seppur silenzioso, seppur vissuto, diciamo, nell'intimità della nostra famiglia, è un no che lui disse alla mafia, al ricatto mafioso dei corleonesi che lo volevano fuggiasco, coinvolto nonostante la sua estraneità mafiosa. È un no che disse ai Badalamenti, che lo volevano coinvolgere perché volevano favori e aiuti in continuo. Lui fu arrestato con l'accusa di avere portato l'auto blindata di Don Tano da Palermo fino a Milano. Lui fece pochissimo in galera, perché appena Falcone ascoltò mio padre subito firmò la sua scarcerazione. Falcone disse lui: signor Badalamenti, se ne vada alla Sicilia. E mio padre rispose: no, non me ne vado, perché i criminali hanno come vivere, io lavoro solo del mio reddito e non ho come fare. Maria ha scritto un libro per raccontare la sua famiglia, si chiama Sono nata Badalamenti. La mafia l'ho conosciuta dal di dentro, perché ho conosciuto anche questo Don Tano, li ho conosciuti tutti e li ho disprezzati sin da piccola, diversissimi da noi, diversissimi da mio padre, movimenti, portamenti volgari e menti astute, alcuni di loro astute indubbiamente, tra queste quelle di Don Tano, un uomo importante, rispettato, seguito da tutti e un'aurea intorno di potere, di fascino, che si è mantenuto secondo me. Ma quali erano i segreti di Don Tano? Cioè, ci sono tanti segreti, i segreti forse più importanti della storia d'Italia di questo secolo, che Don Tano, di cui io sono convinta Don Tano conoscesse la verità. Il suo segreto sicuramente è la sua memoria e il suo silenzio. E oggi cosa fanno i Badalamenti? È facilissimo comprendere, ecco, che potere sociale e che potere criminale oggi hanno di nuovo i Badalamenti. E a Cinisi questi parenti sono ritornati, e sono ritornati accettati con rispetto, non sono più i perdenti di un tempo? Io credo di no. Gaetano Badalamenti è morto nel 2004 in un carcere americano. Cosa fanno i suoi due figli? Sono liberi, entrambi, nessuno ne parla, nessuno dice nulla, quindi c'è un appoggio sociale che è più ampio e che fino a 5 anni fa non c'era.